Una folla di 1000 persone per l'ultimo addio a Carmelina, commozione a Palermo. Questa mattina nella chiesa di Sant'Ernesto arriva poco prima delle 11 la bara bianca per la celebrazione dei funerali della 17enne che ha dato la sua vita per salvare quella della sorella Lucia, più grande di lei di un anno. Quando penso che l'altro debba essere esattamente come dico io, a mio uso e consumo, quando penso di gestire la sua vita, ma soprattutto quando lo penso esclusivamente per me, ossia quando confondo l'amore con il possesso, allora ogni volta che l'altro si dimostra come è realmente, cioè diverso da me, corre il rischio di rimanere deluso. Il porporato ha esortato a pregare anche per Samuele, autore dell'efferato crimine, perché possa intraprendere un cammino di pentimento. Mamma Giusi ha fatto leggere sull'altare a un cugino una lettera per ricordare Carmelina, una ragazza studiosa e ordinata che aveva un sogno: diventare pediatra per aiutare tutti. Anche Antonino ha voluto ricordare sua sorella come un angelo, chiedendo di pregare per Lucia, la sorella scampata alla tragedia. Metà di lei, ha detto, è andata via. Perciò state sempre vicini ai genitori, ha proseguito Antonino, perché non c'è niente di più importante della famiglia. Una medaglia al valor civile sarà conferita dal Presidente della Repubblica alla giovane vittima per il suo coraggio e la sua dignità.